Ciao e bentornati su Misteri Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare una serie misteriosa thailandese intitolata The Gifted. Attenzione spoiler! Buona visione! La serie inizia nella scuola migliore della Thailandia, Rit Thai. È considerata la scuola più difficile in cui entrare e tanti leader thailandesi e sportivi professionisti sono stati suoi alunni. La scuola stessa è severa ed è divisa in diverse sezioni secondo le capacità degli studenti. Gli studenti appartenenti alla sezione 1 hanno privilegi come nessun altro. Ottengono bagni migliori, più porzioni di cibo, dormitori migliori e un pass gratuito per uscire da tutti i problemi che creano. All'aumentare del numero di sezione, i privilegi diminuiscono. L'ultima sezione è la sezione 8, notoriamente famosa per essere la classe degli stupidi. Ottengono poco o nessun privilegio accademico, un bagno trasandato, meno porzioni di cibo e un dormitorio che devono condividere con altre 10 persone. Il protagonista Pang è lo studente più scarso della sezione 8. È ufficialmente il ragazzo più stupido della Rit Thai ed è vittima di bullismo da parte di tutti. Il suo unico amico è Nak, che è della sezione 1. A causa della sua influenza, Pang ha ricevuto un dormitorio più carino da condividere con lui. Nonostante provengano da classi sociali molto diverse, si coprono sempre le spalle a vicenda. Nak cerca spesso di fare da tutore a Pang, in modo che possa spostarsi nelle sezioni più alte, ma a Pang piace lamentarsi del sistema ingiusto piuttosto che studiare. Un pomeriggio, finge di essere uno studente della sezione 1 per ottenere cibo migliore, ma accidentalmente lascia cadere il piatto su uno studente di nome Wave. È un genio arrogante, che può risolvere problemi di matematica e computer in pochi secondi senza calcolatrice. Wave ordina a Pang di pulirgli la scarpa, oppure dirà al preside che finge di appartenere a classi superiori. Proprio in quel momento, il preside Ladda interviene e chiede loro qual è il problema. Pang sta per essere scoperto, prima che Nak arriva in suo aiuto e mente dicendo che è uno dei bravi studenti. Anche se la spilletta di Pang non è presente, Ladda crede a Nak e lo lascia andare. La settimana seguente si terrà il test di metà semestre. È il test più cruciale per la loro vita scolastica, perché pochi eletti verranno aggiornati alla classe dei Gifted. È una speciale sezione di studenti che ricevono più vantaggi rispetto a tutti gli altri nella scuola, anche della prima sezione. Vengono dati appartamenti invece di dormitori, controlli sanitari gratuiti ogni mese, la loro istruzione è finanziata dalla scuola e frequentano classi speciali a differenza degli studenti normali. Ogni studente che è stato nel programma Gifted nel corso degli anni ha ottenuto risultati di successo irraggiungibili. Così, l'intera scuola sta studiando duramente per gli esami intermedi. Nak è preoccupato per il suo amico, sapendo che potrebbe essere cacciato dalla scuola se dovesse fallire di nuovo. Il duo decide quindi di rubare gli esami di metà semestre. La coppia ci riesce, ma le domande sembrano strane a Nak. Pensa che siano troppo facili, considerando che decideranno chi deve far parte del gruppo Gifted. Alla fine, arriva il giorno della prova. Pang ha portato un foglietto con tutte le risposte, ma non vuole usarle. A metà del test, viene riprodotto un rumore sugli altoparlanti, seguito da qualcuno che chiede agli studenti di scrivere il proprio pensiero sull'evoluzione nell'ultima pagina. Pang inizia a fare come indicato, ma stranamente, gli altri studenti non sembrano aver sentito il messaggio. Nella scena successiva, una folla si è radunata davanti alla bacheca per cercare i loro risultati. Con grande sorpresa di Pang, è stato selezionato per il programma Gifted, e allo stesso tempo, Nak no. Nak è chiaramente sconvolto, e crede che Pang in qualche modo abbia imbrogliato in modo da poter entrare nel programma. Di notte, parlano di tutto, e fa finta che i risultati non lo infastidiscano. Pang è felice che il suo amico sia comprensivo, ignaro che Nak ha iniziato a odiarlo. Il giorno dopo, entra nella classe dei talentuosi per la prima volta. Anche l'arrogante Wave è stato promosso alla classe speciale. Pang fa subito amicizia con un ragazzo di nome Om, che era nella sezione 2. Qualche istante dopo, un insegnante di nome Mr. Pom entra nella classe. È un insegnante speciale, assegnato a assistere solo gli studenti dotati. Mostra loro una presentazione sulle regole da seguire ora che fanno parte di qualcosa importante. La regola più importante è che non gli è permesso parlare delle cose che accadono in classe alle persone al di fuori. Durante la presentazione, Pang nota strane equazioni che appaiono sullo schermo, che tutti ignorano. Alla fine della lezione, Pom mostra loro una domanda di matematica e chiede di rispondere. La domanda non ha senso, ma tutti sembrano conoscere la risposta a parte Pang. Questo perché la domanda è correlata alle equazioni che sono state mostrate in tutta la presentazione. Gli altri sono stati in grado di elaborarle nella loro mente e formare una risposta, ma non Pang. Prima che la classe venga congedata,
il signor Pom li incarica di scoprire perché sono in questa classe. Non spiega la domanda ulteriormente e lascia gli studenti confusi. Pochi giorni dopo, Pang e Nak litigano perché Pang non gli dice nulla della classe dei dotati. Nak pensa che Pang sia diventato amico di Wave e lo abbia dimenticato. Wave lo sente e provoca Nak ancora di più, causando una rissa dove Wave perde i sensi. Nella scena seguente, Pang e Nak sono nell'ufficio del preside. Stanno per essere puniti, quando Pom arriva in soccorso di Pang. Siccome è uno dei Gifted, la sua punizione viene revocata, ma di conseguenza la punizione di Nak viene raddoppiata. Pang cerca di aiutare il suo amico, ma Nak non gli è affatto grato. Spinge Pang, e i due litigano davanti al preside. Il tutto finisce quando dichiarano che non sono più amici l'uno dell'altro. Dopodiché, Pang si trasferisce dal suo vecchio dormitorio nel nuovo appartamento. Gli studenti di talento hanno ripreso lo strano curriculum che viene loro insegnato in classe. Una sera, si riuniscono al laboratorio dei computer per discutere ciò che la direzione vuole dai dotati. Sono d'accordo che qualcosa innaturale sta accadendo a tutti loro. Improvvisamente, Wave arriva e rivela di sapere cosa sta succedendo. Ha hackerato il laptop del signor Pom e ha accesso alla sua webcam. Guardano Pom parlare di loro con il direttore della scuola, dove l'insegnante loda Wave per aver capito il suo dono più velocemente di tutti gli altri. Spiega ulteriormente che Wave ha il potere di hackerare qualsiasi computer o sistema elettronico con un semplice tocco. Tutti sono scioccati, ma prima di chiedere a Wave se è vero, vengono interrotti dal direttore della scuola. Gira il portatile verso di sé, supponendo che Wave e il gruppo lo stiano guardando. È orgoglioso di loro per essere curiosi, e spiega che non sono stati scelti a caso. Tutti gli animali sono in continua evoluzione per adattarsi all'ambiente, e lo stesso vale per l'uomo. Sono stati scelti perché sono più evoluti rispetto ai loro normali compagni di classe. Possiedono abilità soprannaturali e sovrumane, che derivano dalla loro personalità e dal loro comportamento. Chiede loro di stare tranquilli, perché non gli verranno fatti esperimenti. Invece, le loro capacità saranno perfezionate nel programma dei dotati, in modo che possano crescere e fare cose per il miglioramento dell'uomo nel suo insieme. Dopo l'incontro, i dotati sono sotto shock. Pang non crede al direttore, perché si vede come un ragazzo normale. Il giorno successivo, agli studenti viene chiesto se hanno trovato le loro capacità. Tutti alzano la mano, tranne Pang e un altro ragazzo. Gli altri parlano a tutti dei loro poteri. Il primo ragazzo può imitare qualsiasi abilità semplicemente guardando un video di qualcuno che lo fa. Poi, ci sono una coppia di gemelli che sono sincronizzati e possono sentire il dolore l'uno dell'altro. Come terza, c'è una ragazza di nome Nampan, che può sentire e vedere cose associate agli oggetti. Dimostra la sua abilità toccando un portapenne e rivelando dove era qualche giorno fa. Om è l'ultima persona a mostrare i suoi poteri, ma si scopre che non li ha ancora capiti e pensa che far ridere la gente sia la sua specialità. Più tardi, Nampan gli chiede la sua penna che gli ha prestato prima in classe. Ha il cuore spezzato nello scoprire che l'ha persa, perché è stato un regalo di una persona speciale. Anche Nampan si sente male e desidera che la penna riappaia. Proprio quando dice quella frase, qualcosa compare nel suo astuccio, ma non lo controlla. Durante la pausa pranzo, il compagno di classe di Om, Fred, gli dà uno zaino e gli chiede di tenerla al sicuro, perché contiene i fogli del test di domani. Il preside scopre Om con lo zaino e lo controlla. Con sua sorpresa, lei lo restituisce perché le carte sono svanite. L'incidente gli fa capire che il suo superpotere sta facendo sparire le cose. Mostra la sua abilità ai suoi compagni di classe nella lezione successiva e li impressiona. Il signor Pom vuole che stia attento, perché non sa ancora come riportare le cose indietro. Quando Om è in bagno quel giorno, viene avvicinato da Fred che rivuole i fogli del test. Om afferma che sono scomparsi, ma Fred si rifiuta di credergli. Sta per diventare violento, prima che Om lo faccia svanire nella foga del momento. Se ne pente all'istante e scappa. Il giorno successivo, la notizia della scomparsa di Fred si diffonde per la scuola. Om non dice a nessuno del suo coinvolgimento, fino a quando Wave non hackera il filmato delle videocamere e mostra all'intera classe che è stato lui il responsabile della scomparsa. Temendo che faccia lo stesso con altre persone, Om scappa e rimane nel laboratorio di informatica per il resto della giornata. Ore dopo, Pang lo trova e gli chiede di provare almeno a riportare indietro le cose mancanti. Om ha perso ogni speranza, fino a quando Nampan gli mostra che la sua penna è riapparsa magicamente nel suo astuccio. Ciò significa che se vuole davvero riavere qualcosa, può farlo. I tre vanno al bagno, dove Om fa del suo meglio per riportare indietro Fred. Inizialmente, non funziona nulla, ma poi sentono un rumore provenire da un bagno. Con loro sollievo, Fred è tornato, e anche se è un po' scosso, sta bene.
Nella lezione successiva, O mostra ai suoi compagni di classe i progressi che ha fatto nel controllare il suo potere. Il signor Pom incoraggia tutti a fare lo stesso, perché hanno appena iniziato a vedere la fase iniziale delle loro capacità. Mentre camminano per i corridoi quel giorno, Om va a sbattere contro Fred. Con sua sorpresa, Fred sembra non riconoscerlo. È distratto dalle altre cose, quindi respinge la cosa per il momento. I dotati trascorrono i giorni seguenti cercando di scoprire più cose su se stessi. Namtan mostra il maggior numero di progressi, e ora può dire chi è il proprietario di una cosa solo toccandola. Tuttavia, ha un punto debole, e ogni volta che lei usa il potere, la sua pressione sanguigna sale a un livello pericoloso. Il signor Pom parla con sua madre, che rivela che la pressione alta è sempre stato un problema per Namtan. Pom dà anche agli studenti libri da leggere, perché lo sviluppo dei loro poteri è direttamente correlato allo sviluppo della loro personalità. Mentre è in biblioteca, Namtan trova un file con i nomi e le occupazioni di ogni studente dotato che si è diplomato alla Ritta. Vedono che quasi tutti lavorano in aziende multinazionali e hanno un grande successo. Anche Pom risulta essere uno degli studenti che appartenevano al programma dei Gifted. All'improvviso, Pang nota che manca una pagina dei documenti, che sembra contenere informazioni sullo studente numero 5. Namtan usa il suo potere per vedere che la pagina aveva il nome e l'immagine di un uomo di nome Non. Stranamente, non viene menzionato alcun dettaglio significativo su di lui. Chiedono di lui al signor Pom nella lezione successiva e scoprono che non si è dimesso dal programma perché non riusciva a stare al passo con gli altri. Dopo aver visto che Namtan è interessata alla storia di Non, Pom la porta nel magazzino e le porge una scatola piena di effetti personali di Non. Più tardi quel giorno, Namtan indossa gli occhiali e cammina lungo il corridoio, guardando il mondo dal punto di vista di Non. La stanza di Pang era la sua, dove lei scopre che voleva essere un astronauta, ed era molto bravo in matematica. Questo la rende sospettosa della storia del signor Pom, perché uno come non farebbe fatica a stare al passo con i suoi coetanei. Pom nota che la salute di Namtan sta peggiorando di giorno in giorno. Le chiede di smettere di usare i suoi poteri per alcuni giorni, ma è troppo coinvolta nel caso di non per ascoltare. Pang la aiuta a ottenere maggiori informazioni su di lui esaminando i documenti scolastici ufficiali che gli studenti non possono vedere, e trovano documenti che confermano che il ragazzo si è dimesso dal programma. Tuttavia, quando Namtan tocca il foglio, vede che la penna che l'ha firmato appartiene al signor Pom. È chiaro che è stato lui a compilare il modulo, e non Non. Namtan scopre anche che l'ultima volta che Pom ha incontrato Non era nel magazzino della scuola. Il giorno dopo, va al magazzino con Pang e gli chiede di forzare la serratura per lei. Quando lo fa, si chiude dentro. Usando gli occhiali e una giacca di Non è in grado di guardare cos'è successo quando è stato lì l'ultima volta. Ha una cartellina rossa, con qualcosa di molto importante sulla scuola. Per questo motivo, è stato trattenuto da un gruppo di uomini, in modo che una donna potesse rubare i documenti. Prima che Namtan possa vedere ulteriormente, la sua pressione sanguigna aumenta e le vengono le vertigini. Solo allora, Pang entra nella stanza e la trova a terra. Prima di svenire, gli dice che non aveva scoperto il segreto della scuola. Nella scena successiva, Namtan è all'ospedale con sua madre, Pom, e Pang. Sua madre vuole che si ritiri dal programma perché sta danneggiando la sua salute. Tuttavia, Pang la convince del contrario. Nell'ultima scena, tutti sono in classe. Pang all'improvviso ricorda cosa gli ha detto Namtan nel magazzino e le chiede di quale verità stesse parlando. Con sua sorpresa, lei dice che non è successo niente nel magazzino e appena è entrata è svenuta. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.